Buonasera. Pensavamo che le premiazioni avrebbero preso più tempo e che quindi il tempo della tavola rotonda sarebbe stato risicato. E quindi io ho indottrinato amichevolmente i relatori affinché non si dilunghino conferenze. Invece adesso devo disindottrinarli. Potete parlare liberamente, essere logorroici fino alla massima, al massimo godimento, diciamo. E comincio col chiamarli, e il palco è stato studiato appositamente per far sì che ci sia una passerella prima. E partiamo da siede nei consigli di amministrazione di Auditel, Audipress, Audi Outdoor, di cui è presidente, Audi Web e Audi Movie. Siede inoltre nel consiglio direttivo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e nel consiglio di amministrazione della Fondazione Pubblicità Progresso. Ha trascorso 10 anni nel gruppo Rizzoli. Arriva la musica. Corriere della Sera. Laureata in Scienze Statistiche all'Università Cattolica di Milano, di cui è consigliere di amministrazione del Master in Comunicazione d'Azienda, è con noi il direttore generale dell'UPA, Utenti Pubblicitari Associati, Giovanna Maggioni. Questa musica da buona camicia a tutti. La passerella. Benvenuta. Grazie. Bene, poi abbiamo la bevanda energetica per eccellenza, co-curatrice di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè Espresso di Gruppo Cimbali, curatrice dell'archivio storico, ideatrice dei percorsi educational e dei workshop MUMAC in ambito universitario, appassionata di heritage marketing e responsabilità sociale di impresa. Invito a salire sul palco, adesso deve tornare giù. Responsabile dei rapporti istituzionali MUMAC, Lisa Codarri. No, la prego. Maschio o femmina? Va bene. Le teniamo ai margini. Si definisce storico e critico del design. Collabora con numerose testate nazionali dell'informazione e della cultura, oltre ad avere all'attivo la pubblicazione di saggi, romanzi e raccolte di novelle. Dal 2004 è direttore scientifico della collana Electa Mondadori, industria e design, per la quale ha pubblicato numerose e importanti monografie d'azienda, tra le quali citiamo solo quelle di Maserati, De Longhi, Poltrona Frau, Berlucchi, Cimbali. Per un quinquennio ha insegnato a Milano in diversi atenei. È con noi lo scrittore e giornalista Decio Giulio Riccardo Carugati. E adesso, autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative tradotte in diverse lingue sul tema delle tendenze di consumo e del cambiamento sociale. Fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerca Future Concept Lab, scusate, partecipa a convegni e seminari in tutto il mondo, lavora con molte aziende italiane sull'eccellenza del Made in Italy. Fresco della presentazione del suo ultimo libro nel Salone d'Onore della Triennale di Milano, Crescita Felice, Percorsi di Futuro Civile, sale sul palco il sociologo, scrittore e giornalista Francesco Morace. Ecco, adesso faremo benissimo senza la musica, anche se ci saranno senz'altro delle battute pregnanti che prevedo soprattutto la dottoressa Maggioni, la so, la conosco come donna molto spiritosa, ma cominceremo
professor Morace, sociologo, che ci parli di questa voglia di raccontarsi, la monografia d'impresa come ritratto, sì, ma ritratto come narrazione, autonarrazione anche. Certo, certo. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito, è un grande piacere, è la prima volta qui a Verona all'università, mi sembra una bellissima occasione per ragionare insieme su questi temi. Io partirei da come cambia in questo momento la concezione stessa della comunicazione, perché è da tanto che si ragiona su di sé, ma io credo che il passaggio che noi dobbiamo in qualche modo elaborare in questi ultimi tempi sia dal narcisismo all'autostima. Il narcisismo significa pensare che la visibilità sia la cosa più importante. Si è detto per anni che si parli bene o male, l'importante è che si parli, no? L'importante è che si sia protagonisti di un racconto. Io credo che oggi questo stia cambiando e che l'autostima è altra cosa dal narcisismo. È importante che si parli, ma bisogna essere credibili quando si raccontano le cose. Io credo che non conoscevo e quindi sono molto contento di entrare in contatto con questa vostra iniziativa, con questo osservatorio, che trovo molto importante, perché credo, dalle cose anche che ho ascoltato, che la vera sfida in questo caso sia stata quella di non solo scegliere le realizzazioni più creative, di maggiore impatto, ma che sia stato scegliere anche le storie più autentiche, quelle che sono più credibili e che quindi possono nel tempo continuare a proporre una storia che poi ha un futuro. La differenza tra la visibilità e la credibilità sta qui. Essere visibili è comunque oggi molto importante, basti pensare a quanto i selfie siano diventati, anche il termine selfie, l'avessi detto 2 anni fa probabilmente nessuno avrebbe capito, oggi credo che tutti noi lo intendiamo, lo capiamo, vediamo come i nostri figli, i nostri nipoti siano appassionati a questa forma di autoracconto, ma se ci pensate il selfie viene in genere proposto insieme ad altri nei momenti felici e quindi nei momenti in cui abbiamo desiderio di raccontare non solo noi stessi, quindi non è legato necessariamente a delle forme di narcisismo che invece possono essere in alcuni casi deleterie, perché poi se tu a questa autorappresentazione non fai seguire una storia credibile, molto spesso la tua rappresentazione si perde anche un po' nel vuoto. Oggi invece anche il selfie diventa magari la tappa di un percorso anche di crescita, da cui anche la crescita felice di cui io parlo in quest'ultimo libro. Crescita felice significa partire, come è stato detto molto bene, dalle nostre radici e quindi dalle tradizioni, ma non fermarsi a questo e puntare all'innovazione, al futuro, sapendo bene da dove arriviamo. Ecco, questo è un percorso che io credo le aziende italiane possono e devono fare con molta più convinzione rispetto al passato. Il mio mestiere è quello di aiutare le aziende a prima di tutto definire meglio la propria identità. Il paradosso di tante aziende italiane è avere delle qualità, dei talenti, delle capacità di cui noi stessi non siamo consapevoli fino in fondo. E quindi anche nel mondo della comunicazione spesso si adottano dei format, come si dice in termine televisivo, o comunque delle modalità che ci allontanano da quello che noi davvero siamo. Perché siamo convinti che quello sia il modo giusto di raccontarsi, perché lo fanno gli altri, lo fanno gli americani, lo fanno i francesi, e quindi ci accodiamo anche noi a modalità comunicative che invece non ci appartengono. Noi abbiamo un'altra storia, abbiamo una storia che normalmente parte dalle famiglie, parte dai territori, parte da lontano. Abbiamo sentito 6 generazioni, non ci sono molte altre realtà nel mondo, molti altri paesi che possono vantare tante aziende, magari medie e piccole, che però hanno questa straordinaria capacità di ereditare dalle generazioni precedenti qualcosa e di portarlo avanti.